Ehi, I put the gin in the tonic and I mix it. Ah! Che cazzo vede? Dallo scorso episodio dovevate ancora dare il nome a questo, poi lo deciderò. E ora dovete dare il nome a questa, che è la mia nuova mascotte. La chiamiamo Pan? Ah, Lochino? Stavi inseguendo il ghostwriter. Sai cos'è un ghostwriter? Dammi il libro, dammi. Mi hanno fatto... abbiamo pubblicato un libro, io e la mia casa editoriale. E si chiama Death Book, e la vera storia di Loki. C'è un problema. A Romix mi avete regalato questa bellissima maglietta e anche questa padella. No, non è vero. Grazie, mamma. E oggi andremo insieme a leggere questo libro, il Death Book. Poi io e Leo ci siamo portati questa, che lui l'ha chiamata Gianni, però non mi piace il nome Gianni. E l'abbiamo portata in aereo e anche il comandante ci ha parlato. Le abbiamo messo le cinture di sicurezza perché il posto accanto al nostro era vuoto e quindi c'era Gianni al posto suo e è stato bellissimo, soprattutto quando gli abbiamo messo la mascherina per respirare sull'aereo e è stato veramente bello. E il giubbottino che... Ah, ecco! Mi hanno regalato anche un body per Lochino e glielo posso mettere a Gianni. Devo fargli uscire le ali dalle maniche. Ecco, lui è Lochino e sicuramente farò una foto su Instagram con questo body bellissimo. Anche se Gianni mi piace più un po' cotto. Con l'arancia. Però abbiamo solo il limone e quindi ci mettiamo tipo... La foto si muove veramente. Ci mettiamo anche il limone dentro. Il libro della morte, la vera storia di Loki. C'ha le pagine in col... Lochino, che... Cosa hai fatto stasera che sentivo un rumore che c'è tutte le pagine incollate e non si riesce neanche ad aprire? By Wikilidia. Il ghostwriter poteva anche evitare di dire che è stato lui a scrivere il libro, perché io, come tutti gli altri youtuber, l'ho scritto io. Un giorno... Non ve l'aspettavate, eh? Come tutti i vampiri... Giusto, c'è la luce. Da una madre umana e un padre pipistrello... Adesso mi sto immaginando il pipistrello col suo... Con la sua... cannuccia. Che si infila dentro una madre umana con la... ok, la smetto. Ah, anch'io, cioè anche lei, anch'io, scrive, non chiedetemi come, nacque Loki. Pensa se fossi nato dalla cosa del pipistrello, cioè se fosse stato il contrario. Vabbè. Visto che era ancora piccolo, non sapeva ancora trasformarsi da umano a pipistrello. Così i genitori decisero di mandarlo alla Monster High School. Lì conobbe altri piccoli mostri, tra cui la cagna di Anna. No, no, questo non c'era scritto. Tra cui due in particolare, Charlie, un licantropa, che è un cane Jawi in realtà, è un husky, non è un... Ah, che fine ha fatto Jawi? È un po' di giorni che non lo vedo, Jawi. Tiene caldo, Jawi. Scusa, Charlie. E Anna, una strega. Stregagna. Agna, cagna, cagno. Con il tempo... Ah, ma ci sono anche disegnini. Molto ini. Vabbè, qui c'è la Monster High School e qui ci siamo noi. Con il tempo Loki si innamorò sempre di più di queste due ragazze, fino a sposarle entrambe. E il prete era Matteo Fuoco. Wow. Un giorno, andato a casa di Charlie, la vide che parlava davanti a una telecamera. Infatti, pazzo, impara da sole. Mentre giocava ad uno strano gioco a cubetti. Minecraft. Così ci provò anche lui. Gli piacque molto e iniziò a farlo tutti i giorni. Magari. Faccio un video alla settimana. Un giorno, però, gli venne un'idea. Perché non accendere la telecamera? Di Charlie, quella con cui parlava da solo. Sai quante sedute dallo psicologo ha fatto quella telecamera? Lei a sentire tutti i problemi di Charlie. E Charlie ha molti problemi. La tele cinesi. E così fece. Iniziò a registrare dei video in cui lui giocava a Minecraft. Poi un giorno gli venne un'altra idea. Perché non registrare anche lo schermo? Io all'inizio registravo video di Minecraft dove mi si vedeva solo la faccia, così. Ok, ragazzi, ora costruiamo qui due blocchi a sinistra. Oh no, un creeper! Beh, però voi vedevate solo la mia faccia. Sì, se avete seguito le mie ultime live, praticamente avevo dei tastini personalizzabili, che tipo se premevo due la webcam diventava gigante. Il problema è che mi dimenticavo di ripremere uno, così che la webcam diventasse piccola e poteste vedere anche Minecraft. E quindi per 5-10 minuti live guardavate solamente me parlare e commentare Minecraft, che non potevate vedere. Un giorno però, mentre riguardava uno dei suoi video, stanco di vedere tutte quelle noiosissime parti in caverna, che stranamente tagliavo tutte, decise di tagliare il video. Poi però disse,
chi guarda più i video su pellicola? Così si scaricò un programma sul computer e i video li taglio da lì. E vi giuro che c'è un'immaginetta di me con le forbici in mano e una pellicola. Ecco, sono questo. Non mi stavo tagliando le braccia, mi stavo tagliando le pellicole. Insomma, invece che tagliare questa pelle, tagliavo le pellicole. Fece vedere quel video a Charlie, che l'ho conosciuta dopo anni, però vabbè, e ad Anna, e gli piacque. Inoltre gli consigliarono di metterlo su YouTube, e così fece. Le feci: telefono con video, mettilo su YouTube, telefono con i video, nessuno ha visto il video. Sì, più o meno è questo che era successo i primi 3 mesi, cioè nessuno me li guardava. Visto che mettendo il telefono con il video sopra una rappresentazione in scala 10 a 1 nessuno lo vedeva. Che faccio schifo in matematica, ma 10 a 1 che cosa vuol dire? Non era 16 noni. Vabbè. Decisi di condividere il video su YouTube. Il giorno dopo vide che c'erano dei like al video e 10 persone si erano iscritte al suo canale, che erano tutti i miei account, ovviamente. Video di Minecraft bello, like 4, iscritti 10. Video di Minecraft itabello. Questa era la mia copertina. Cioè, ho scritto video di Minecraft itabello. E la tazza della morte è immortale! Così continuò a procreare di... Procrea, oltre che i figli faccio, procreo anche i video. E metto incinta le pellicole, no, le telecamere, per i suoi fans, e il canale andò sempre meglio. Piano piano iniziò a collaborare su YouTube con altri ragazzi e ragazze, che amavano anche loro Minecraft. In realtà non lo amano, lo fanno perché è facile da fare e ci metti poco a montarlo. Comprese Charlie ed Anna, loro invece lo amano. E c'è Tiar, Matteo Fuoco, Kenny, Marci, Marco, Eren, Cile, Muro, e c'è un muro con i mattoni, Charlie e Anna. E questi sono tutti loro. Fan art di Instagram, levatevi. Tra questi una gli... No. Allora, sono qua con la mamma di Locchino. Tra questi una gli stava particolarmente simpatica. Anzi, la amava. Kenny. Voi vi starete chiedendo... Perché non sono a fuoco? Matteo Fuoco? Che cos'è? E me lo sto chiedendo anch'io. Ma so già... Che si tratta di... Ah, dai, è il contrario. Di... Woo! È da tanto che non facevi i timelapse, vero? Locchi, un giorno conquisterà, che noia, ma non è oggi. Ma lei era apatica e non provava sentimenti, quindi l'amore di Locchi non era ricambiato. Sad Lock. E c'è una scenetta Pokémon con Kenoia a livello 24, una Kenoia selvatica appare, Locchi usa amore... Non è molto efficace. Un giorno però, mentre editavi video, diede un calcio a qualcosa sotto la scrivania. Aia! Scusa. E che emise un gridolino di dolore, che ho fatto io stavolta. Locchi si abbassò e vide un bambino. Visto che gli assomigliava molto, dedusse che era suo figlio. E fino ad allora, sotto la scrivania, visse un bambino. Io, fino a che non gli ho tirato il calcio, non sapevo che esistesse o che fosse nato. Anna! Quindi lo chiamò Locchino e lo costrinse a editare i video al posto suo. Magari. Tutte le notti passate a diventare l'occhiaia. Dopo qualche mese però gli venne un dubbio. Lui era il padre. Ma la madre chi era? Così iniziò un lungo viaggio nell'inferno per cercare la vera madre di Locchino. E tra l'altro mi hanno fatto delle fan art bellissime. La Divina Commedia, e qui sono le due mamme che in realtà... Vabbè, non ve lo spoilerò. Insieme alle sue due mogli, alla fine si scoprì che le madri erano due e che ce l'aveva sempre avuta accanto. Charlie e Anna, finalmente riunite alla famiglia, tutti vissero felici e contenti. Tranne Locchi, l'occhiaia, l'occhino e tutto. Ma in tutto questo ci siamo dimenticati che Locchi ha un canale YouTube! Anch'io me lo dimentico spesso. Infatti in tutto questo tempo ha raggiunto 100.000 iscritti che gli vogliono bene e che vanno alle fiere per incontrarlo. Anche se non ho mai avvisato che ci andavo alle fiere, però. La gente sa che io ci vado a prescindere. In particolare una ragazzina, che chiameremo Wiki Lydia, ha deciso di scrivere questa storia e le regalarla al suo idolo. E c'è un'immagine bellissima di lei che scrive questa storia. Wow. Fine. Ah. Gira per la fan art. E questo è un insieme di edit.
Grazie mille per questo libro. Già che ci siamo, mettiamo una musichetta per arrivare ai 10 minuti. E vi volevo far vedere qualche fan art. Tipo questa, che bellissima. Ci sono i call. Icol. Conto su di te, Locchi. Perché, dato che era il contrario, pensavo si leggesse al contrario Locchi, invece no. C'è Locchino che dice papà, e lui dice ti ho detto di chiamarmi senpai, e lui fa ah scusa senpapà, hai visto la mia peperella? No, vai a editare i video. Intanto sta schiavizzando Cenerino, ma in realtà la peperella l'ho vista e l'ho anche cucinata all'arancia. Al limone. Poi c'è questo, che sono io. Questo che è Yai, no, Yaya. Io letto all'incontrare è Ayai. Ayai. Chihuahua. E questo è Fochetto. Questo è Locchino. Questo è Charlie, questa è Anna. E io so. Dove? Eccomi qua. Cibi che non si mangiano. Ok, quindi se nei prossimi video vedrete Locchio un giorno conquisterà Kenoya, saprete il perché. E anche se vedrete tipo una padella, saprete perché. No, in realtà non l'ho spiegato. E niente, questo era un breve modo per ringraziarvi di tutte le fanart e le padelle che. Le padelle non me le avete date. Potete portarmi le padelle alla prossima fiera? E insomma, grazie a tutti quelli che sono venuti in fiera anche se. Non avevo avvisato. E se volete vedere altre paperelle dentro alle padelle, iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace. Dall'occhio è tutto. Ciao. No. Quank.